even get to cause. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo test mod. Oggi sono qui per presentarvi una specie di trattore che ho visto. Ho detto ma sì dai, facciamo il video, anche perché mi servono appunto i video perché sono via, come appunto detto e stradetto. Allora oggi sono qui per presentarvi questo trattore che non ha un vero nome, c'era scritto Cummins 8x8 sostanzialmente, e devo dire che non è che sia proprio chissà che, diciamo, chissà quali dettagli, però devo dire che anche il sound non è niente male, e comunque diciamo uno può personalizzarselo e magari aggiungere dettagli, modificare texture eccetera eccetera, e quindi insomma magari appesantirlo e utilizzarlo anche per esempio per il pack XXL che avevo fatto io, comunque per trainare grossi attrezzi, se uno diciamo vuole appunto mappe grandi come magari anche la mappa americana, cose così, che ci sono campi tanto grandi, utilizzare magari attrezzi tanto grandi con un trattore piccolo, magari no che magari il trattore non ce la faccia, però insomma magari sarebbe più bello utilizzare anche il trattore diciamo della giusta misura. Non ha tante cose, ha una porta, un finestrino che si apre sostanzialmente, però insomma ha il blocco di sollevatore dietro, quindi potete agganciarci diciamo un po' di tutto, anche carri mi sembra, però insomma vabbè, adesso ho agganciato un aratro giusto per, comunque devo dire che fa abbastanza bene. Adesso beh, intanto come vedete c'è la parte del motore, diciamo si vedono anche si vedono anche bene, ci sarà anche la ventola che gira, quindi c'è anche un po' di animazione. Abbiamo queste parti un po' così a specchio diciamo, che sono molto belle. L'unica cosa è un po' diciamo le marmitte, che se siete dentro in cabina non, praticamente davanti non vedete un'emerita tica, ecco. Questa è tutta la parte di accensione sostanzialmente. Eccola qua. Bel fumo. Però vedete, sì, se entrate in cabina vedete proprio marmittone qua davanti. Se almeno magari lo facevano un po' spostato di lato era meglio. Vedete anche all'interno non è che sia poi chissà che cosa, ecco, come dicevo che andrebbe un po' sistemato. Anche vedete le leve addirittura sono son bianche, sia a parte il pomellino nero. In compenso abbiamo pedali che si muovono, insomma almeno abbiamo anche questa animazione. Con l'unpad 4 e 5, scusate, ecco, col 5 aprite il finestrino, con il 4 aprite la porta. I lampeggianti sono quelli che sono, come vedete la ventola in mezzo appunto che gira. Anche qui magari fare dettagli o magari di un qualcosa, insomma se qualcuno vuole personalizzarlo è una V1, quindi insomma aspettate questo. Con il 9 diciamo si mette e toglie il freno a mano, e con il 7 diciamo si tolgono le doppie ruote, ecco. Se insomma potete lasciare anche su, che tanto ho bisogno di altri tasti, però non ho visto insomma differenze o cose così. Con F vabbè, si accendono già praticamente tutti i fari, quindi insomma siete più che a posto. Devo dire l'unica cosa è che arriva subito a 60 all'ora e quando corre va avanti sempre un po' a salti, no? Vedete anche se io ho imposto 1 per arare, vedete che va tun 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 avanti così, non è non è lineare, ecco, non so perché, ma insomma fa così. Ovviamente sarebbe un po' da sistemare, fare in modo che sia un po' più lineare. Dopo c'è un po' slimiter, però guardato che non diciamo non si sistema, ecco. Ecco, se siete forse 30 all'ora così, magari se andate più piano, ma anche no, perché poi parte subito molto velocemente, c'è questo da dire, e non è entro solco.
ho arato la macchina. No, sì, appunto, non è niente male, ecco, però insomma, magari se qualcuno vuole personalizzarselo, vuole farlo, sistemarlo, ecco, fatto il test a modo più che altro per questo, non è che ci sia da fare proprio un test a modo, magari uno lo prova, sì, ok, va bene, lo mette là, però magari aumentare i dettagli, ecco, sì, per questo insomma, se qualcuno ha passione, tempo ed è capace, diciamo, si può mettere tranquillamente, basta poi non marisare i soliti link in giro del solito modo. Comunque devo dire che anche il motore non è fatto niente male, per funzionare funziona, non si ribalta, fa un buon fumo, insomma ho deciso appunto così di fare questo test in modo per chi volesse un trattorazzo proprio da magari utilizzare con attrezzi molto grandi, come magari coltivatori magari tanto grandi o seminatrici tanto grandi. Uno dice ma sì, mi uso questo, ecco. Ovviamente sì, anche qualche etichettina, qualche logo in più non ci farebbe male, non ci starebbe male. Comunque insomma, per adesso va così. Bene, direi che anche per questo test mode è tutto. Vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, lasciate un bel like. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao.